È il meeting dei giovani qui allo Scoglio, una giornata con Maria. È un evento questo rivolto ai tanti giovani che vengono qui allo Scoglio, devoti di Nostra Signora dello Scoglio. Ed è un meeting che ci prepara al grande sinodo dei Vescovi sui giovani. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Credo che sia questo un tema importante di riflessione per i nostri giovani. I giovani che sono innamorati di Maria e che guardando Maria come modello possono scoprire innanzitutto la fede, viverla gioiosamente e poi scoprire anche la loro vocazione. Il giovane oggi è davanti il suo futuro, è davanti una storia tutta da vivere, non può sbagliare. E allora ecco, questi momenti di riflessione vogliono aiutare il giovane a scoprire la sua vocazione, come giocare la sua vita, sapendo che dietro la propria vita ognuno ha un progetto da realizzare, non un progetto qualunque, ma il progetto che Dio intende realizzare attraverso di lui. Allora dico ai giovani, viva Maria, dico ai giovani, guardate Maria, Maria è il volto giovane di una fede entusiasta, di una fede radicale, di una fede bella. Seguendo Maria si diventa veri discepoli di Cristo. Abbiamo fondato 13 gruppi di preghiera della Madonna dello Scoglio. Ringraziamo che siamo onorati anche oggi partecipare a grande festa con la gioventù di Calabria. E la Madonna chiama sempre, allora noi vogliamo fare la risposta, siamo qui con la nuova vocazione della Madonna dello Scoglio, il nostro futuro, spero, studente Adamo, che è venuto qui 10 maggio per festeggiare 50 anni della prima apparizione della Madonna dello Scoglio a Fratel Cosimo, e lui qui pregava e quando ha ricevuto una medaglia da Fratel Cosimo e di là ha scritto che deve recitare il Santo Rosario ogni giorno, e lui ha cominciato. E quando ha cominciato a recitare il Santo Rosario, naturalmente ha avuto questa grande esperienza spirituale e la chiamata che deve seguire Gesù come un seminarista. E adesso fra 2 settimane ricomincerà a fare, diciamo, esercizi spirituali e entra nel seminario primo anno di filosofia. E io ringrazio personalmente Fratel Cosimo, il dottor Giuseppe Cavallo, naturalmente il nostro amico, il vescovo Francesco Oliva, che è stato anche in Polonia, è fondato il 13° gruppo di preghiera a Koszkiew da Don Paolo e siamo onorati di avere questa presenza e ringraziamo la Madonna che chiama sempre le nuove vocazioni perché abbiamo bisogno. Cari fratelli e amici, cari giovani, convenuti da diversi paesi, per trascorrere questa giornata sotto lo sguardo tenero e materno della Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra. La Madonna, nel suo sconfinato amore di madre, è venuta a trovarci in questa incolta valle per accogliere ciascuno di noi sotto la sua materna protezione e allo stesso tempo per guidarci alla piena conoscenza di Gesù Cristo, Dio, verità e vita, nostra pace e nostra salvezza. Sono veramente lieto di incontrare tutti voi e in particolare i giovani giunti in questo santuario mariano per condividere un momento di ascolto, di comunione e di spiritualità alla luce
della parola del Signore.